Signore, ma è vero che si usa troppo il telefonino? No, nella nostra squadra penso proprio di no. Non credo. È stato un provvedimento che ha fatto l'ufficio perché giungevano delle notizie che qualcuno usava un po' troppo i telefonini, anche qualcun altro, ma comunque sono delle anguille che non costituisce sicuramente la maggioranza dei pesci. Una strigliata a qualche fannullone, a chi fa un uso spropositato del telefonino, ma soprattutto la raccomandazione agli operai che non hanno ancora la qualifica di idraulico forestale a provvedere attraverso i sindacati ad acquisirla, argomento questo che ha destato qualche polemica. La riunione generale della comunità montana dell'Ufita presso la sala convegni del centro Casone di Ariano, alla presenza di numerosi sindaci e di tutti gli operai, sia quelli a tempo indeterminato che gli OTD, doveva essere di saluto e di augurio di buon lavoro per la stagione estiva, in realtà è stata una nuova occasione di confronto sui problemi. Ho lanciato l'appello affinché si possa riuscire a ottenere delle somme impegnandole per queste spese, ma la cosa importante secondo me è far sì che tutte le attrezzature, gli automezzi che sono stati acquistati, ma non da oggi, ma addirittura dal 2006-2007, possono essere a servizio della comunità. Ma ci sono altri problemi da risolvere come quello della qualifica di idraulico forestale. Da quello che mi risulta, l'anno in cui sono stati assunti gli operai a tempo determinato, lo scopo era assunzione come operai comune con formazione professionale nel corso dell'anno lavorativo, e quindi a fine anno la comunità montana avrebbe dovuto rilasciare la qualifica di idraulico forestale. Ci stiamo dedicando all'organizzazione del lavoro per poter dare un maggior impulso al territorio e ai lavori che fanno i nostri operai. Se un OTD malauguratamente dovesse ferirsi utilizzando un tagliaerba, cosa succede? Ma gli OTD non lo usano il tagliaerba, lo usano soltanto quelli che sono abilitati a farlo. Tengo la qualifica idraulico forestale. Però per essere idraulico forestale, tutti questi che portano le cespuglie sono operai comuni, per regola non li può portare. Non è una cosa regolare, o si regolarizzano idraulico forestale professionale, se no non lo devono portare, devono usare la zappa e la pala e basta, questa è la realtà.